Ciao gente, eccoci in un nuovo video di God of War. In questo farò le sfide impossibili di Muspelheim. Anche se non tante impossibili. E farò vedere le ultime tre in cima alla montagna che cambiano ogni volta che ci andiamo. Vedete subire danni come quell'altra. Inizia. Ci siamo. Già. Spara alle porte, meglio. Allora, facendo tutte e cinque le sfide impossibili, prendete il trofeo per Muspelheim, se non sbaglio. Che culo. Io vado sul sicuro. Via. Ok. Tizzone ardente, stemma della fiamma e Ecco il chiave della passaggio. prima. Allora, come dicevo, non importa in che ordine fate le sfide, basta che ne fate tre. Quindi trovatevi quelle che vi fanno più comodo, tipo questa è abbastanza facile. Questa sarà la prima, poi voi che scelta, tipo fate la terza, fate la quinta, quarta, seconda, scegliete voi quale fare. Prendete tre chiavi e passate direttamente alla cima della montagna e lì fate le tre sfide, cioè è solo una per volta. Si fa solo una volta, ogni volta bisogna tornare di nuovo da capo e prendere. Uccidimi se capisco il Pronto? tempo, ok? Pronto? E prendere di nuovo le chiavi. Ah, per le sfide che sono in cima alla montagna ci sono. Dovete ogni volta ammazzare i nemici o mi pare evitare di subire danni. Ora adesso non ricordo bene. Però ci sono con grado argento, bronzo e oro. In base a quello che prendete ovviamente vi daranno ricompense. Quindi per estremi di Surtur che servono vi tocca per forza prendere l'oro. Quindi il mio consiglio magari è fatevi le sfide, vedete voi quale riuscite meglio e quale no. No, te non ti curi. Aia. Allora? Thank you, let. Ma brutta stronza. Allora, vedetevi voi quale sfida riuscite meglio. E fate ogni volta il procedimento per tornare su.
Dunque, se ricordo male. Dai. Prossimo. Dai, mi ordina, esci fuori. Allora, era la prima sfida, uccidi un tot di nemici entro il tempo limite. E così avrete grado... come ho detto, grado bronzo, argento e oro. Un'altra, non dovete farvi ammazzare. No, vabbè, scusate. Non dovete farvi proprio colpire neanche una volta. E per quello bisogna essere veramente OP. Bene. Altrimenti la terza, che non ricordo qual era. Vabbè, vedremo poi. È aperta. Di qua. Allora, io faccio tutte e cinque. Poi ogni, farò di mio ogni volta. Tornerò a fare le sfide. E farò vedere le altre tre. Insomma, faccio queste 5, arrivo in cima, faccio la prima, poi mi riprenderò di mio le chiavi per la seconda e poi per la terza, per farvi vedere come sono tutte quante. Allora, la prima abbastanza semplice, di sfida impossibile: non farti colpire. Basta stare lontano, continuare a lanciare l'ascia e frecce. E occhi e colpi che vi mandano che vi manda contro l'antico. Seconda facile, dai. Questa è una rottura di palle. Seguimi. Agli ordini. Stesso procedimento dell'inizio. Sì, dell'inizio. Dell'altra sfida, insomma. Avvicinatevi però, piccoli stronzetti. E siamo a due. Killet. Merda, i Wolver. Questo non è facile da ammazzare qua. Sì. Prossima era di là. E due. Ah, ok, basta che ci state voi dietro. Sì, dietro. No, 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 brutti stronzi. Ok. Ora qui il terzo è fisso qua. Ma il problema è che c'è anche l'orco. Ah,
Ecco appunto. E due. Ma dove cazzo vai? State sul bordo, cercate di tenerlo al centro. Dovrebbe darvi la kill. Sì, mi dà la kill. Non è quello che volevo fare. Ok, me l'ha data. Cinque. Dai, bastardi, avvicinatevi. Merda. Sì. Sì. Vedo l'uscita. Bene. Terza chiave presa, possiamo andare su. I nemici gli hanno vita in fretta e ti pareva. Pronto? Oh, parlavi al ragazzo, certo. Chi se no? No. Ah, ma dai, non funziona. Dietro di te, arriva! Ah già, per questo serve... Per questi elfi qua li eliminate con... O li buttate qui dentro o usate lo stordimento con R3. Che li infizzate con lancia e li lanciate via. Arrivo. Pronti a girare la visuale. E mirate qua verso il muro, così cascano dentro. Oppure là in fondo. O anche questo. C'è qualcun altro? Ciao! Oh, ma dai, danno ricompensa allora se c'han voglia. Fa un attimo vedere. No. Ciao. Ah,
Quanti altri ce ne sono ancora, scusa? Questa è stata lunga. Tizzone ardente, argento, stemma della fiamma. Un'altra porta aperta. Andiamo. Ok, no, questa è stata lunga, per cui direi, parer mio, la prima non morire, la seconda ammazzali tutti entro il tempo limite. Io di solito facevo gli anelli perché è abbastanza facile, magari stavolta cambio. Questa qua no, ci mette troppo. E io detesto perdere tempo se non necessario. La quinta qua invece. Uccidi i nemici per aumentare il tempo. Magari questa, dai. Ragazzo, preparati. Bene. Cazzo, però sono più resistenti. Non ho pozze di lava, a parte questa. Oh, that's it.
sì, certo, dammi anche il viandante. Ha due viandanti. Altro rimane? Ok, questo. Ogni volta è più semplice, vero? Già. Ma anche no. Ok, allora, sfida 1, sfida 2, sfida 5. E ci siamo all'ultima sfida. Che c'è? Ecco, sfida tempo, sconfigge il maggior numero di nemici possibile in tempo concesso. Per avere l'oro devo ammazzarne 70. Oh, minchia. Sì. In 8 minuti, porca troia. Attacchi veloci, gente, attacchi veloci. Ce la fai?
Dai, che angolo sono 7. Cinque. E ho vinto l'oro. Aspetta, se faccio ripresa, no, niente. Quando ho preso un incantesimo, vabbè. Nah. Cos'è? Un'orca? Attento alle spalle! Non mi dire! Aspetta a dirlo. Lo vedremo l'anno prossimo questo, se è vero. Qui cosa mi dà? Stemma della fiamma, stemma della fiamma, stemma di surdo per 3. Porca troia. Grande. Occhio perfetto del regno, che l'è. Ah. Buona! Quindi qua adesso mi chiederà altre 3 chiavi. Già, infatti. Ora non ci siete. Già. Come dici tu? Infatti. Ok, allora ci vediamo tra poco di nuovo qui con le 3 chiavi per la prossima sfida. Ciao. Seconda sfida è quella che detesto. Sconfiggi tutti i nemici senza farti colpire. Qui, cioè, devo ammazzare 35 per avere l'oro. Minchia. Le gire. Seguimi. Agli ordini. Ma davvero dura questa. No.
cioè, nella prima sfida impossibile deve ammazzarne 15, mi sembrava, non ricordo più. Senza farti colpire, qui invece molto di più. Killet! Abbiamo vinto! Sì! Ha vinto cosa? Ho sbagliato tasto, fanculo, devo premere l'indice prodotto quadrato. Killet! Vabbè. Amen. Mi ci accontento e buona. Ma chi se ne frega? Vabbè, sti cazzi, almeno è andata. Ok, allora tra poco l'ultima sfida e io ho finito con Muspelheim. Ecco gente, l'ultima. Scoprire i tuoi nemici nel minor tempo possibile. Minchia. In 8 minuti. Sti cazzi. E quanti sono? Arrivano. Ci sono. 50, mi prendi per il culo. Certo, dammi anche i viandanti. Ah già. Dopo che ho fatto la prima sfida di Muspelheim, qua nella sua cima, sono tornato giù, ho preso un incantesimo occhio del non ricordo cosa di Muspelheim, che mi aumenta le statistiche, beh, 3 statistiche, e mi dà la resistenza al fuoco del 50%. Poi ho preso anche questo attacco runico pesante. Ah, così è potenziato al massimo, comunque. E giustamente dovevano esserci anche gli orchi. Veda, chi è ancora? Allora, sono già 2 minuti e mi vengono qua 32. Chi è? Chi hai visto? Attento dietro! Grazie. Ovviamente. A destra.
18. Dietro di te, occhio! Orco can. Ah, 4.23. Dai che me ne restano 9. Mica che ansia. Certo, che bastardi. Troia. Segno impeccabile di coso. Ah mo, fortuna. Ma chi se ne frega ormai? Dammi stemmi superiori che mi servono. 9, 10. Ok, dovrei averne abbastanza, credo. Dov'è stemma superiore della fiamma? Per due, me ne mancano solo due. Ok, allora. Dunque, io con questo ho finito... Allora, con questo ho finito di fare sfide di Muspelheim. Ci vediamo al prossimo ad ammazzare Sigrun. E così, se avrò tempo, farò anche l'ultima missione del gioco e l'ho finito. Ciao.